A urne chiuse i giornali sottolineano che la lotta alla corruzione sarà la priorità del nuovo governo e per i nigeriani adesso è il momento dell'attesa. Entro domani si sapranno i risultati delle elezioni legislative e presidenziali. Tutto quello che voglio a chiunque vada al governo è che governi bene, che ci faccia sentire bene, capisce? Ecco, vinca il migliore. No, non sono ansioso di avere il risultato. Fateli prendere tempo, fateli contare bene, insomma, contare come si deve. Il nuovo sistema di voto elettronico ha dato qualche problema, motivo di ritardo nella chiusura definitiva delle urne. Questa è Lagos, la città più grande della Nigeria e anche quella più distante dall'altro volto del paese, quello del nord-est, dove il gruppo radicale islamico di Boko Haram uccide e terrorizza, costringe la popolazione alla fuga. È qui che la violenza ha funestato il voto e influito sui malumori nei confronti del governo di Abuja. Parere favorevole quello espresso dagli osservatori delle Nazioni Unite che hanno monitorato lo svolgimento delle elezioni per scongiurare l'ombra di brogli che nel 2011 ha provocato violenti scontri post-elezioni. C'è dunque attesa per l'esito dello scrutinio che per quanto riguarda le presidenziali resta quasi una partita a due tra lo sfidante musulmano Muhammad Buhari, 72 anni presidente del paese in seguito a un golpe nei primi anni 80 e da allora sempre sconfitto dalle urne, ed il presidente cristiano Goodluck Jonathan, 57 anni, sul quale pesa il malcontento raccolto nei suoi ultimi 5 anni di governo.